Le sensazioni che avevo in quel periodo erano quelle di vivere in una campana di vetro, dove l'unico problema era me stessa e il buco che mi dovevo fare e come dovevo portare avanti questa cosa, tutte le paure che c'erano dietro. E posso dire che ho anche utilizzato questo rapporto, perché avevo paura di ritrovarmi da sola. Mi succedeva a volte così, di ritrovarmi a leggere un libro e di non riuscire a capire assolutamente niente. E così finivo a passare la sera a leggere i giornalini. Cioè, nessuno dei due conosceva la dimensione del tossicomane prima. Cioè, bucarsi sostanzialmente non vuol dire essere tossicomane, bucarsi finché non si entra nella dimensione del bisogno quotidiano di eroina e questo bisogno condiziona tutta la vita. Cioè, anche bucandosi si riesce a vivere anche di altre cose, non soltanto di eroina. Quando questo bisogno condiziona tutta la vita, cioè, il rapporto anche con lei, per esempio, cioè, è diventato inesistente, no? Cioè, esisteva soltanto in funzione del buco che ci facevamo, in funzione del bisogno reciproco che avevamo tutte e due di essere insieme a qualcuno. Sì, perché a un certo punto quando arrivi a passare la tua giornata alla ricerca del buco, quando ti alzi la mattina e ti senti male, proprio come se stessi morendo, proprio la stessa sensazione, e se non hai il chiucchiaino e la siringa pronta sul comodino, impazzisci. In queste condizioni veramente non puoi più avere nessun rapporto con gli altri. Alla mattina quando si vive in albergo, quando si la scimmia e si consuma sopra il mezzo grammo di eroina, si inizia la giornata, appena svegli si sta male, ci si sveglia perché si sta male generalmente. Appena svegli si prende la prima dose quotidiana di eroina e poi si esce alla ricerca dei soldi o così. Della roba, se si hanno già i soldi. Si esce, si beve il caffè, quasi come andare in ufficio, no? Perché si ha un orario da rispettare, si deve essere, non so, per mezzogiorno o per le 11, mezzogiorno sul posto. Si beve il cappuccino, il caffè, e poi ci si avvia, secondo se si è lontani o vicini, a piedi o in taxi. La di un tossicomane consiste appunto alzarsi, farsi il buco e cercare di arrivare un po' prima di mezzogiorno nella zona in modo di trovare pochi spacciatori e così passare tutta la giornata lì ad aspettare che vengano a comprarti le buste, quando hai raggiunto la quota andare magari in un'altra zona, prendere il grammo, i 2 grammi e poi ridividerli ancora per poterti fare un altro buco il pomeriggio e vendere ancora la roba per poter prendere un altro grammo per la sera. È una lotta per la sopravvivenza, per riuscire ad avere il buco, perché se non arriva un pusher all'appuntamento si rischia di star male e i soldi con cui devi comprare la roba dallo spacciatore, magari se costretta a comprare la roba da uno spacciatore più piccolo e pagarla a prezzo più alto, per cui si perde il capitale, è una questione così. L'appuntamento di solito è un appuntamento fisso, a un orario fisso, e in un posto che per 3 o 4 volte rimane sempre quello, a meno che, non so, non succeda qualcosa oppure si decide di cambiarlo perché il posto non piace più. Sì, la telefonata così allo spacciatore e si telefona soltanto in caso o che non è venuto. Oppure che si è perso l'appuntamento e allora bisogna darne uno nuovo. Oppure perché appunto si deve trovare un altro spacciatore perché con quello si è perso, per qualche motivo si è persi i contatti, no?
non ce la facevamo più a mantenere il ritmo, perché vivere in quel modo significa doverti alzare al mattino che ti senti veramente un corpo senza benzina, la stessa sensazione, anzi in quel periodo avevo quella sensazione di non avere un corpo ma un motore, e se questo motore non gli davo la benzina, questo motore non andava, pensavo di avere un motore al posto di un corpo. Oltre a questo, si doveva vivere sempre nel pericolo di essere arrestati, che da un momento all'altro arrivasse la polizia, e in una situazione veramente esasperante. Abbiamo retto questi mesi, poi alla fine tutte e due abbiamo deciso che così non si poteva continuare e cominciavamo a star male anche in questa situazione, veramente male, ossia non la sopportavamo più. Facendo questo tipo di vita, se consiste a vivere in albergo, di solito sono alberghi in cui si paga poco, per cui alberghi frequentati da ladri, prostituti, con padroni che sono sempre abbastanza scorbutici con questa gente, così pretendono di essere pagati tutti i giorni per paura che uno va via senza pagare. Non c'è nessunissimo rapporto, loro sanno benissimo che cosa fai dopo un paio di giorni vedendoti condurre quel tipo di vita, lui si sta abbastanza male. Queste cose si è costretta anche a cambiarlo molto spesso, e per cui dopo un po' di tempo sono cose che si notano, bisogna cambiare aria perché c'è il pericolo allora che arrivi la polizia. Poi si torna in albergo, nel frattempo ci si fa uno o due buchi durante il pomeriggio e poi si mangia. È un lavoro stressante, a parte il fatto che può essere anche faticoso fisicamente, perché quando ci si fa così il fisico è molto indebolito, cioè bisogna stare in piedi tutto il giorno e alla sera ci si sente stanchi, poi c'è questo continuo inseguimento del buco, l'aspettare di farsi un altro buco, no? Perché si sente la voglia salire, si sente l'effetto che poco a poco sparisce e aumenta il nervosismo e aumenta così l'ansia, l'angoscia. Rivedendo un po' le cose dal di fuori, ossia dopo che ne sono uscita, mi sono accorta che di essere sfuggita allo sfruttamento in fabbrica in Germania e di essere caduta in uno sfruttamento ancora peggiore, che quello del mercato dell'eroina. Quando ero operaio, cioè per sfuggire così al meccanismo di questa vita che non era la vita che desideravo, no? Ed riuscire a raggiungere i miei desideri, cioè come scelta individuale avevo scelto così di drogarmi, no? Perché mi sembrava di essere diverso da loro, no? Cioè il drogarmi mi faceva sentire di essere diverso da tutta questa gente che veniva sfruttata. Oggi mi accorgo che non è molto vero, no? Non è molto vero perché mentre ero operaio, sì, ero sfruttato, però potevo così contare su dei cose, così su un ambiente in cui vivere, no? Cioè non vivevo una realtà di emarginato, cioè senza nessuno al mio fianco, cioè potevo contare sui compagni di lavoro con cui mantenere rapporti, cioè avevo un'identità di classe, no? Da drogato questa identità di classe non la si è più, perché si è completamente isolati. Beh, a dire il vero, cioè dell'eroina so poco. Cosa penso dell'eroina? Penso che l'eroina, cioè per me sia, cioè il fatto di bucarsi sia una cosa
una cosa sbagliata. Se devo dire la verità, per me, che magari quei giovani che lo fanno, cioè per me è giusto. Quei giovani che lo fanno l'hanno fatto per uno scopo, non l'hanno fatto solo per il gusto di bucarsi. Sì, è perché hanno avuto dei problemi e non li hanno saputi risolvere, allora si sono bucati. Perché questa società qua non li ha aiutati. Devi andare a rubare, certi vanno a rubare, vanno, non so, chi lo sa, aggrediscono la gente, l'ammazzano di botte, come so, per pigliare i soldi per comprarsi l'eroina, per me. Infatti, non so, una settimana fa ho letto sul giornale che un ragazzo di 25 anni è morto perché si è fatto una dose troppo forte di eroina ed è morto. Sì, uccide. Però, però i problemi che per esempio io magari non saprei risolvermi da solo, non ci sono altre persone che li sanno risolvere. Ognuno si fa gli affari suoi e basta. Non pensa magari a quell'altro che è nei guai oppure qualsiasi altra cosa. Allora quello lì si buca, è per questo. Sono questi i quartieri in cui noi viviamo e dove hanno vissuto i nostri genitori, vivono i nostri genitori con alle spalle che tornavano a casa dopo ore e ore di lavoro per decine e decine di anni. Ed è in questa realtà che continua a ripetersi di scontro con una realtà molto pesante come il fatto di tornare a casa dopo 8-10 ore di lavoro che sono alla base di tutte le nostre inquietudini e della nostra ribellione quando questa ribellione si esprime. Chi ha il privilegio di lavorare, di poter buttare 8 ore di lavoro nella miriade di piccole fabbrichette che ci sono qui in questi quartieri e a Milano in particolare, ed è già privilegiato se ha questo lavoro qui, deve fare i conti tutti i giorni con il padroncino, con una realtà estremamente opprimente che è la realtà delle piccole fabbriche e dei lavoratori artigianali. O col lavoro nero e minorile, col lavoro nero, cioè di non essere mai sicuro se il giorno dopo sei ancora assunto, che se ti fai male non godi dell'assistenza di malattia, infortuni, eccetera. In tutta questa realtà estremamente che rende ancora più instabile la condizione di vita presente, con i padroncini che spesso fanno i dittatori, ti impongono le loro condizioni, ti continuano a umiliare, che poi non è solo una questione materiale, è anche una questione proprio morale di sentirsi uomini, non di sentirsi oggetti con cui i piccoli padroncini possono fare quello che vogliono. È in questo retroterra principalmente che noi viviamo e che noi viviamo male, perché si vive male, no? E anche la paura di fare la stessa vita dei nostri padri, cioè vedendo la storia dei nostri genitori c'è la paura di ritrovarsi nelle stesse condizioni loro, a doversi scontrare con i soliti problemi, litigi in famiglia, perché non si riesce a tirare avanti, perché tutte le tensioni si scaricano in famiglia, no? E quindi una miseria che non è soltanto ancora una volta materiale, ma è tutto, no? Cioè di prospettive, di ideali e di valori, eccetera, no? Non c'è assolutamente da meravigliarsi che in questa condizione qui cresca sia la delinquenza giovanile, per così dire, cioè che tantissimi giovani vadino a rubare per sopravvivere, no? Perché no, qui il problema non è neanche di vivere, di sopravvivere, o che si prostituiscono. A Milano è aumentata negli ultimi anni in maniera incredibile la prostituzione sia maschile che femminile rispetto ai minorenni, e l'eroina che da 2 anni a Milano sta aumentando in maniera vorticosa. La nostra impressione è che tutta una serie di situazioni che sono sia familiari che sociali, che di incertezza nel mondo del lavoro, diciamo incompletezza dell'intervento a livello scolastico con strumenti di formazione che siano completi sul ragazzo, fa sì che si aprano delle falle nella sua personalità attraverso le quali il mercato della droga, che è attivissimo e organizzato e che secondo me viene sempre sottovalutato in questi discorsi, che talvolta tendono a puntare unicamente sul fatto droga dal punto di vista sociologico, dimenticando che esiste invece un mercato gestito con criteri manageriali. Ecco, basta una falla di questo tipo che ci può avere, magari anche occasionalmente, l'ingresso nella vita del ragazzo del fenomeno droga. Quel giro d'affare di molti miliardi, cioè basti considerare che il prodotto da
dal grezzo al finito aumenta di valore di circa 2-3 mila volte. Quindi c'è un giro di affari gigantesco in cui, diciamo, c'è proprio margine per tutti, no? Questo ha fatto sì che l'organizzazione che gestisce, o le organizzazioni, perché forse sono più di una, che gestiscono questo mercato, abbiano potuto darsi una struttura dal punto di vista manageriale, proprio dicevo, che poche industrie, poche aziende sono in grado di essere, hanno potuto darsi. Sono associazioni che non hanno mai problema di denaro, perché anche quando si creano ostacoli alla diffusione della droga, loro basta, agendo sul mercato internazionale, spostare il tiro in nazioni, in stati nei quali questa pressione è minore, quindi loro hanno una gestione internazionale che permette di compensare le eventuali crisi a livello del singolo Stato. Dire chi gestisce questi meccanismi è difficile, però tutte le indagini concordano nel vedere la presenza della mafia, cioè la nuova mafia, cioè la mafia dei ricatti, del traffico di armi, e sempre più evidenti si sono evidenziati a livello di grandi e medi spacciatori rapporti con delle forze della destra avversiva internazionale che hanno anche teorizzato, ma comunque spesso usato la droga nei confronti, per esempio, dei paesi emergenti per stroncare movimenti di innovazione e di rinnovamento sociale. Solo negli Stati Uniti nel 1971 i profitti netti dell'eroina sono stati di 5.800 miliardi di lire. Sulla piazza di Milano, un grammo di eroina costa dalle 80 alle 120 mila lire. Se si prende per buona la stima di 10.000 tossicomani tra Milano e provincia, ci si rende subito conto che anche nel nostro paese il giro di affari è di centinaia di miliardi di lire nella sola capitale lombarda. Sono cifre da capogiro, sono profitti sui quali non si pagano le tasse e che vengono reinvestiti in buona parte in attività legali che, oltre a fornire a chi controlla il mercato una facciata di rispettabilità, vengono utilizzati per corrompere e per acquistare complicità e silenzi tali da garantire la sicurezza del mercato. E così, dopo la prima disintossicazione, ci siamo accorti che questa cosa aveva influito molto sul nostro rapporto. Sì, io avevo sempre pensato durante questo periodo, non ho il desiderio di fare l'amore con te perché ci stiamo bucando e cose così. E invece quando abbiamo smesso ci siamo accorti che l'eroina ha veramente influito molto, aveva danneggiato veramente tutto, che è tutta una cosa da dover ricostruire. I primi tempi, quando stavamo smettendo di farci, di bucarci, l'esigenza di fare l'amore era un bisogno di tipo, cioè il voler ritornare alla vita che si conduceva prima, no? Difatti su questo fatto ci siamo scontrati abbastanza, io lei. Perché, vabbè, non era un'esigenza fisica, ma era un bisogno psicologico. E purtroppo, come appunto ho detto, l'eroina aveva inciso molto, per cui ci ritrovavamo così di fronte, come se eravamo degli sconosciuti. Sia l'eroina veramente ti porta a centralizzare tutto su te stesso, a non pensare assolutamente a niente e neanche alla persona che ti è vicino. La prima volta che abbiamo cercato di disintossicarci, cioè è stato un fallimento. È stato un fallimento anche così, per la mia ingenuità, cioè mi sono affidato alle possibilità, alle istituzioni e alle strutture che sono disponibili per i tossicomani. Siamo entrati in ospedale. Prima di tutto, cioè, volevamo entrare insieme e non è stato possibile. Questo ha voluto dire per noi, prima di tutto, un grave danno economico, perché mentre lei era in ospedale io ero fuori che mi stavo facendo ancora. E nel giro di una settimana,
Cioè, ho bruciato tutti i nostri risparmi, no? Nel senso che in una settimana ho speso sulle 400.000 lire, per solo in eroina. Il secondo danno è di tipo proprio, cioè di fallimento del tentativo, perché mentre lei era uscita dall'ospedale e sono potuto entrare io, mentre io ero in ospedale, lei era rimasta da sola così, fuori, completamente, penso completamente così, abbastanza sullo sperduto, perché avevamo lasciato tutti i rapporti con amici, eccetera. E in quel periodo aveva incominciato a farsi. In tutti i casi di tossicomania è caratteristico il fatto che tutti i soggetti si accorgono di essere tossicomani quando ormai è troppo tardi, e moltissimi altri non sanno affatto di esserlo. Ci sono dei ragazzi che la cura disintossicante non la vogliono fare, no? Perché dicono: io più mi disintossico più mi faccio, no? E quindi fisicamente uno ne esce molto e facilmente, però psicologicamente e uno ci rimane, no? A quella palla del buco, nel senso che venendo qui non è che ci sia un discorso, no? C'è un grossissimo punto interrogativo così, no? Poi che cosa faccio? Poi non so dove andare, non so se esco e vado a casa un attimo. Mi capitano dei miei amici che mi dicono: beh, senti, usciamo un attimo, e lui sa dove si va tutto quanto, e si ritorna nello stesso ambiente, no? E per me un'alternativa giusta potrebbe essere creare o delle comuni agricole, no? Dare una possibilità a questo ragazzo di uscire dall'ambiente di prima, che l'ha soppresso con tutti i suoi casini, no? E dargli poi una possibilità di un reinserimento, quindi portarlo fuori dall'ambiente di tipo città. Ma io penso che le fattorie agricole sono una seconda emarginazione, ossia perché è un'isola, un paradiso dove uno non risolve i suoi problemi. Tu, andando in campagna, ti isoli da tutto. Anch'io sono stata in campagna. Ho lavorato, ho raccolto le ciliegie per 2 mesi, sono stata benissimo. Non era una comunità agricola, anzi, molto meglio, lavoravo con dei braccianti. Ho fatto la bracciante e lavoravo anch'io, per cui penso che sia anche migliore. Però, ossia, lo stesso giorno in cui sono tornata a Milano, dopo pochi giorni ho ritrovato lo stesso ambiente, le stesse situazioni, e ho riniziato un'altra volta. Cioè, tu mi hai detto che la comunità agricola non è una soluzione. Io ti ho ridetto: non è una soluzione per questo, per questo, per questo, per questo. E se è una soluzione, è una soluzione transitoria, perché per noi rappresenta molto spesso un problema tenere il ragazzo nello stesso ambiente in cui si droga, è vero, e tentare di suggerirgli di non fare la droga. Allora, in un primo momento, prenderlo e mandarlo in una comunità agricola serve, cambia aria, si robustisce, impara altre modalità di esistenza, no? Ma non è una soluzione definitiva, cioè non è quello che hai detto tu, in fondo, con altre parole, no? Cioè c'è tutta una serie di altre possibilità che vanno concettate. E a me non piace neanche che si facciano delle comunità più o meno agricole per soli drogati, perché questo non significa niente. Cioè, se tu sarai assieme ad altri ragazzi che hanno altri problemi e che vogliono vivere una vita un pochino più serena di quello che ha vissuto sino allora, questo è valido, no? Se invece tu vai assieme a della gente che ha sempre gli stessi problemi e ti ripropone o si aspetta, è vero, della roba, no? Perché in tutte le comunità terapeutiche, comprese quelle di Padre Eligio e comprese tutte quelle che noi abbiamo conosciuto sino adesso, c'è il problema del piccolo traffico. Noi sappiamo, quando qui cominciamo le cure anche disintossicanti, che viene qualcuno con la scusa di farsi disintossicare, e viene qui con l'offerta della polverina, no? Cioè è contratta dall'appuntamento fuori e così. Ora, questo non avviene solo qui, sai, viene negli ospedali, avviene nelle carceri, cioè non c'è un posto sulla terra dove ci si riesca a ritirare dalla pressione del gruppo.
Il tentativo quasi sempre degli altri, della collettività, è quello di scaricare su alcune soluzioni miracolistiche, no? Questo tipo di problema. Ora non è giusto, perché ognuno di noi deve prendersi le sue responsabilità. Tu avrai le tue e saranno scarsine perché sei stata condizionata in una determinata maniera. Il medico che ti ha incontrata e che ti ha respinta o accettata avrà le sue gravissime responsabilità. Tutta la società che ti sta attorno probabilmente è una società malata, a cominciare dalla famiglia malata che evidentemente ti ha dato un senso di rifiuto talmente spinto da farti desiderare di sparire, sin nella, ad annientarti. Di eroina si muore e spesso si finisce col morire dove si è vissuti. A morire sono sempre più, come abbiamo visto, proletari e sottoproletari. È un errore, ha dichiarato un medico americano, pensare che queste morti siano dovute a dosi eccessive di eroina. La maggioranza dei decessi sono dovuti ad una reazione acuta all'iniezione endovenosa di un miscuglio contenente anche eroina, ma a base di chinino e zucchero. Il taglio è una sostanza che si mette nell'eroina per aumentare il peso, per cui anche il prezzo, si adopera dalla strichinina che è un veleno, ai calcinacci, la mannite, il borotalco, ci si mette di tutto. A me mi è successo 2 anni fa di aver comprato dell'eroina, una dose che io tenevo normalmente, anzi era anche poca, e dopo averla fatta mi sono accorta che era strichnina. Perché appunto in quel periodo era arrivata una partita ad Amsterdam di cui la metà era strichnina e l'altra metà eroina. Per cui si sapeva che girava questa roba con la strichnina, però quando stai male... Così mi sono fatto questo buco e poi sono diventata improvvisamente viola. Ho fatto in tempo solo ad aprire la porta del gabinetto del bar dove ero andata a bucarmi, e poi mi ha visto la padrona e ha chiamato subito una Croce Rossa, e sono arrivata, essendo sia la dose non era molto alta, perché se era un po' più alta sarei morta sul colpo, e sono arrivata in ospedale e mi ero già abbastanza ripresa. L'unica cosa è che non riuscivo a camminare perché avevo completamente i muscoli delle gambe irrigiditi, del collo, per cui avevo difficoltà di respirazione. Allora la prima cosa che dico al dottore, dottore guardi che mi sono bucata dell'eroina tagliata. Questo dottore mi guarda con quei sorrisi tipici, ma cosa dici, ma cosa ne capisci tu di queste cose? Mi ha risposto che si è fatta solo un buco di eroina troppo forte, e così non mi ha visitato niente, mi ha tenuto su una lettiga per un'ora e poi io ho deciso di tornare a casa. Mentre il tossicomane ricco di solito conosce lo spacciatore, quello molto più in alto, per cui lo spacciatore, sapendo che lui ha soldi, ha fiducia in lui, per cui gli vende sempre della roba buona. Mentre i sottoproletari, quelli che sono costretti a fargli stere, a rubare, che un giorno riescono a reperire 10.000 lire, un giorno no, sono costretti a comprare qualsiasi cosa che gli capita, per cui anche roba tagliata. Alcuni dati sono sufficienti a dimostrare la gravità del fenomeno eroina. A Milano, l'ultima vittima dell'eroina è stato un giovane di 24 anni, Carmelo La Corte, immigrato, sposato con una figlia, disoccupato, morto con la siringa ancora in vena il 6 ottobre scorso. Sempre a Milano, prima dell'estate, in un solo mese ci sono stati 6 morti. 6 morti per eroina, tutti sui 20 anni.
quasi tutti sottoproletari. Il numero è destinato a crescere nei prossimi mesi con il progressivo estendersi del mercato. Si muore d'eroina per mancanza di informazione, ossia i giovani, che specialmente quelli che si accostano le prime volte all'eroina, sono sprovvisti di informazione, ossia non conoscono assolutamente che cos'è l'eroina, che d'eroina si muore, che se si sbaglia dose si muore, che può essere tagliata di strichinina. Nessuno di loro decide di morire, ossia tutte queste morti, in questi anni ce ne sono state tantissime, sono tutti morti per errore. Il meccanismo per il quale il mercato si allarga a macchia d'olio è semplice. Un grammo di eroina costa dalle 80 alle 120 mila lire. Con un grammo si possono fare dalle 6 alle 8-10 dosi. Per avere una dose gratis è necessario spacciare almeno 6 dosi. I 10.000 tossicomani di Milano si trasformano automaticamente in consumatori spacciatori. I giovani però cominciano a capire cos'è l'eroina.